Dopo 9 ore di lavoro, il varco tra le macerie. Le parole che arrivano flebili fino all'applauso, liberatorio. Sta bene il giovane di 23 anni estratto dai vigili del fuoco italiani che poco dopo hanno salvato anche un altro ragazzo ad Antiochia. Un'operazione lunga, complessa, accompagnata dalle continue scosse di terremoto. Il secondo ragazzo salvato in un altro crollo, una palazzina di 7 piani, è stato anche questo localizzato, raggiunto e portato in salvo. La corsa contro il tempo dei soccorritori, costretti a scegliere a chi dare aiuto a fronte di tantissime richieste. Un altro miracolo arriva da Hatay e dà il volto di un neonato. Lo avvolgono delicatamente in una sciarpa, un asse di legno come barella di fortuna, protetto dalle braccia degli uomini che lo hanno recuperato. La commozione in un'istantanea, è in salvo come Mohamed, 3 anni, e la sua mamma Fatma ad Adiaman. Spiragli di speranza che si mescolano alle lacrime, si piangono le vittime, si cercano i dispersi davanti a cumuli di detriti, mentre gli aiuti arrivano a singhiozzo. E il freddo della notte incombe. Se potete ascoltarci, per favore, aiutateci. Siamo qui e tutto è crollato.